Buon pomeriggio, oggi è mercoledì 15 luglio del 2015, in mezzo ad un pentangolare di calcetto. Volevo meditare qualcosa che è scritto in ebrei 12, 1, 2, forse anche il 3, vediamo. Dice, essendo circondati, anche noi dunque, essendo circondati da un così gran numero di testimoni, parla dei santi che hanno vissuto prima di noi, gli eroi della fede. Deposto ogni peso, il peccato che ci sta sempre attorno allettandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti, tenendo gli occhi su Gesù, capo o autore e compitore, colui che inizia e termina la nostra fede, il quale per la gioia che gli era posta davanti sopportò la croce e disprezzò il vituperio e si è posto a sedere alla destra della maestà nei cieli. La Bibbia parla di correre con perseveranza la gara. Ci sono tanti motivi per il quale o per i quali possiamo scoraggiarci nella vita. Tanti motivi, molti motivi. Ma la Bibbia dice di correre con perseveranza la gara che ci è posta davanti. E il capitolo 11 ci parla appunto di tutti quelli che sono stati gli esempi più eclatanti, anche meno eclatanti, ma pur sempre efficaci della fede. E poi parla dell'esempio per eccellenza che è il nostro Signore Gesù. Dice per la gioia che gli era posta davanti, sopportò. Ora, la domanda è questa: qual è la gioia che ti sta dando la forza per sopportare ogni stanchezza, ogni delusione, ogni senso di apatia a volte, ogni scoraggiamento, ogni desiderio di mollare? Abbiamo bisogno di una gioia posta davanti, la gioia che era posta davanti agli occhi di Gesù. Eravamo noi, eri tu ed ero io. E se tu non metti davanti a te una gioia, non metti davanti a te un sogno che si deve realizzare, qualcosa che viene da parte di Dio, allora capiterà che la gioia ti verrà a mancare. E venendo a mancare la gioia, viene a mancare la forza. Venendo a mancare la forza, non avrai più la forza di andare avanti, non avrai più il desiderio e la voglia di combattere. Quindi fermati, se questo significa fermarsi un'ora, se questo significa fermarsi un giorno, se questo significa fermarsi un mese, fermarsi un anno, fermati e ristabilisci, con l'aiuto del Signore, ristabilisci la gioia, la visione, il sogno che ti è posto davanti. Perché è così importante che tu abbia questa gioia, perché chi avrà perseverato fino alla fine, allora sarà non solo lui salvato, ma avrà portato la salvezza anche ad altri. Chi avrà perseverato sino alla fine significa che avrà portato avanti il sogno di Dio, il progetto di Dio, il piano di Dio per la sua vita. Così importante che tu e Dio ci mettiamo davanti un sogno, una visione, una gioia posta davanti. Questo ci darà sicuramente la forza per correre con perseveranza la gara che c'è posta davanti. Tieni gli occhi su Gesù e tu arriverai al traguardo. Dio ti benedica.